Oggi anche la Camera, dopo il Senato, ha licenziato la manovra economica del Governo. Misure complesse che l'esecutivo ha adottato facendo fronte alle polemiche dell'opposizione e degli enti locali. Non ci sono stati però gli sconquassi che provvedimenti simili hanno provocato in altri paesi come la Spagna, la Grecia, l'Inghilterra o la Germania. Le scelte del Governo sono state impopolari ma necessarie e, cosa di non poco conto, hanno ricevuto il plauso dell'Europa. Tanto che il settimanale tedesco Der Spiegel indica nell'Italia un modello per il vecchio continente. La situazione quindi dovrebbe essere incoraggiante, ma paradossalmente proprio in queste settimane la confusione politica è aumentata a dismisura. Sui giornali c'è stato un fiorire di previsioni pessimistiche sul futuro del governo. Si è blaterato di formule sostitutive, si è ragionato su governi tecnici o su esecutivi di larghe intese. Sono state enfatizzate inchieste dai contorni confusi, mettendo magari in secondo piano i risultati della lotta alla grande criminalità, solo perché propedeutiche alle dissertazioni sulla fine dell'attuale quadro politico. Insomma, la solita cappa mediatica sta tentando di condizionare gli equilibri del paese. Si ripropongono i vizi di un recente passato. Il caso giudiziario serve a mettere in piedi un'operazione politica e in questa nuova deriva giustizialista un semplice avviso di garanzia torna ad essere considerato da alcuni una mezza condanna. Al di là della salute del governo, si assiste quindi ad un logoramento generale del sistema. Si rischia un ritorno al passato che può essere impedito solo dalla politica. Ma per farlo, la politica ha bisogno di chiarezza al suo interno e questa esigenza ricade innanzitutto sulle spalle di chi ha più responsabilità, cioè la maggioranza di governo. Ecco perché il divorzio che si sta consumando oggi nel PDL, tra Berlusconi e Fini, tra tanti rischi e conseguenze negative, un elemento positivo lo determina, la chiarezza. Ma è come ora c'è bisogno di chiarezza, di propositi e di ruoli, appunto, e non di infingimenti o tatticismi esasperati.